fragoline, benvenuti nella mia cucina. Allora, dato che ho avuto problemi e mi si è cancellata la clip, quella iniziale, dove vi ho detto un po' di cose, giustamente non la trovo più perché la clip non ce l'ho più e adesso la rifaccio di nuovo. Comunque, allora, come leggete dal titolo, facciamo la pasta alla vegetariana. Come la so fare io, per cui è un piatto che vabbè, adesso vi dirò gli ingredienti. Comunque calcolate che quello che vedete nelle clip, la porzione è tanta, ma ovviamente perché essendo due persone, in più io ho mangiato anche per 3-4 giorni un po' di verdure, giustamente non fanno male le verdure, eravamo in due e ne ho fatta così, però dovete regolarvi con la quantità di verdure che voi mettete in padella. Giustamente io non è che mi sono regolata così tanto e allora giustamente ne ho messa un po' troppa, per cui cioè io dico già adesso questa cosa prima che poi nei commenti ricevo commenti ma è troppo per te, bla bla bla, già avvisato. Allora, vi dico gli ingredienti, ve li scrivo anche qua. Allora, gli ingredienti servono pomodorini, quelli piccoli, cipolla bianca, se volete anche quella rossa, ma è meglio quella bianca, che è più leggera, zucchine, io di solito ho fatto una zucchina, un peperone, una melanzana, voi dovete calcolare quanti siete e ovviamente quanto... Se la melanzana è grande è normale che vi viene di più, cioè dovete calcolare questa cosa qua. Per cui io ho messo 1-1-1, cioè zucchina, una melanzana, un peperone. Poi serve l'olio, il sale e la pasta, quella corta. Io metto quella corta che secondo me è più buona che mettere gli spaghetti, secondo me. Io la faccio così, voi potete farla come volete, questi sono gli ingredienti che adesso vi appaiono e vi faccio vedere praticamente tutto. Allora, dato che molte persone mi avevano chiesto nel video precedente dove ho fatto la ricetta di un dolce, mi avete chiesto di fare anche un primo, un secondo, e allora ho pensato è un'idea anche ottima per chi vuole sapere come si cucina ad esempio la pasta, le verdure o altro genere. Per cui non farò solo dolci, ma farò anche il primo e il secondo e se c'è anche qualche antipasto. Per cui, dato che me l'avete chiesto, d'oggi in poi vedete anche un primo, un secondo e poi ci saranno gli antipasti. Se volete che io faccia un piatto, scrivetemelo sotto nei commenti, così almeno nel prossimo video sulle ricette vi farò un altro piatto dedicato a voi. Dato che mi... venuta questa idea di fare questa pasta vegetariana, che l'ho chiamata io così, giustamente spero che questa ricetta vi piace e spero che preferite anche un primo, un secondo e non solo i dolci che io faccio. Tutto qua. Detto questo, che ho parlato fin troppo, io vi lascio il video e noi ci vediamo dopo, anche se vedete... questa è solo la clip che dovevo solo registrare, le altre ci sono tutte. A parte questo, buona visione e niente, ci vediamo dopo. Allora, uso questo del Lidl che l'ho pagato 10 euro, ma sinceramente si è già rotto qua. Per cui lo uso lo stesso perché è meglio farlo almeno con la cipolla. Per cui tritiamo la cipolla. Allora, vediamo se è dentro. Sì, dovrebbe essere dentro. Allora, dato che faccio fatica a tritarlo, va bene anche così, ma se voi non ce l'avete rotto, secondo me è meglio che lo tritate ancora di più. Come volete voi, io lo lascio così la cipolla. Accendiamo il gas.
mettiamo l'olio. Abbondante, perché sennò bruciate la cipolla. E ovviamente mettiamo dentro la cipolla. Rosolate la cipolla, non la bruciate ovviamente. Intanto tagliamo i pomodorini. Io li taglio praticamente così. Io li taglio così. Li taglio tutti. Se per caso non basta, faccio un'altra confezione. Allora, dopo aver tagliato i pomodorini, questi qua, e la cipolla bella tostata, se no si bruciavano, poi praticamente dobbiamo fare una salsetta, ovviamente non tanto liquida, ma una salsetta, per cui ci mettiamo dentro i pomodori. Lo facciamo andare. Allora, per non far bruciare i pomodori e la cipolla, ovviamente io metto l'acqua e lo faccio andare un po', così almeno inizia a farsi bene la salsetta, per cui calcolate questa. Io la metto dentro e la faccio andare con la fiamma abbastanza, non dico alta, ma meglio media. La facciamo andare. Tanto che i pomodori e la cipolla va, iniziamo a tagliare la verdura. Io direi di iniziare a tagliare le zucchine. Prima iniziamo da così. Le tagliamo così. E poi quando... Allora, di solito non li lascio così grandi, ma li taglio così piccoli, tipo cubetti. Perché così almeno riusciamo a mangiarli e riesco a tagliare praticamente tutto e sa di più di gusto, in poche parole. Per cui vi consiglio di tagliarli così, poi tagliateli come li volete. Io di solito faccio praticamente così. Allora, le zucchine, la melanzana, i peperoni ci vogliono un bel po' per la cottura. Per cui li tagliamo tutti. Ovviamente la stessa cosa con... peperone, tiriamo via questo qua, lo puliamo bene per farvi capire. Ovviamente taglio queste cose perché sennò il video dura troppo, però per farvi capire anche il peperone a cubetti, tipo così, o più piccoli, dipende. Io di solito li lascio anche grossi. E facciamo così per farvi capire, così.
continuiamo a fare con tutta la verdura. Stessa cosa la melanzana. Togliamo il culo. Non si dice, però se ne frega. E la tagliamo anche questa, per farvi capire. Facciamo così, per farvi capire, a cubetti. Allora, vi faccio vedere una, la metà. Stessa cosa come la melanzana, facciamo così, così per tutta la verdura. Ci vediamo dopo, perché sennò dura troppo solo per tagliare la verdura. Ok, allora, dato che ci vuole un po' per far andare la verdura, ovviamente io ho tagliato tutto a pezzettini. Adesso li buttiamo dentro, perché tanto i pomodori iniziano a sciogliersi piano piano. Buttiamo dentro tutto. Calcolate che è troppo così, per, diciamo, solo per me, perché sono da sola. Però dato che il mio ragazzo mi aveva detto che li voleva anche lui la pasta così, questo non è che va messo tutto nella pasta. L'altra metà che avanza la tenete per domani, dopodomani, massimo 3 giorni. E poi continuate a mangiare anche con un po' d'olio, un po' di sale. Questo potete mangiarlo anche normalmente, non c'è bisogno che dovete per forza mangiarlo con la pasta. Per cui sì, diciamo che ho calcolato un po' troppo, meno male che non ho messo altri pomodorini. Comunque, aggiungiamo l'acqua e la facciamo andare un bel po', così si fanno più velocemente, si cucinano più velocemente, tanto alla fine il sugo si fa. L'importante è che non fate asciugare tutto. Comunque niente, allora, dato che ci vuole un po', ci vogliono di sicuro 20 minuti almeno. Noi ci vediamo dopo, ma intanto io direi di preparare la pentola con l'acqua, mettere dentro la pentola il sale grosso, così almeno facciamo andare l'acqua, tanto ora che bolle e ora che mettiamo la pasta ci vuole un po'. Io metto il coperchio, che così almeno si fa anche prima, e intanto pesiamo la pasta. Io di solito metto, facciamo 100 grammi, così almeno, o 150, così almeno la mangio anche lui, e siamo in due, almeno 150 secondo me bastano. Io direi di fare così. Intanto che qua si cuoce, noi ci vediamo dopo, quando si sono un po' cotti. Allora, mettiamo la pasta. Mettiamo massimo una manciata, direi che va bene così. Adesso, quando bolle l'acqua, mettiamo dentro la pasta. Sì, è un po', diciamo un po' troppa, perché questo va bene anche anche più di 4 persone, però fa niente. Calcolate che questo lo potete mangiare anche il giorno dopo, oppure potete anche mangiare come secondo, perché tanto va bene anche come secondo, non è che cambia molto. Adesso aspettiamo qua che bolle, adesso alzo un po'.
Poi vabbè, niente. Mettiamo la pasta e poi dopo la scoliamo e mettiamo il condimento. E praticamente vi faccio vedere dopo il passaggio. Adesso prendiamo un po' di questo e lo mettiamo ovviamente qua. Non tutto perché ovviamente è troppo. Ne prendiamo un po' e facciamo così, piatto pronto. Ovviamente gli ingredienti erano un bel po', pensavo che fa niente, tanto fino a domani ha voglia. Assaggiamo. Ovviamente faccio vedere. Assaggio in diretta. È buona. L'unica cosa che ho messo un po' troppa acqua. Mettendo troppa acqua non si sentono, diciamo, i pomodori, però è venuta molto buona. Provate e taggatemi. Adesso me la mangio tutta. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like. Fatemi sapere quale ricetta volete che faccia nel prossimo video. Detto questo, io vi saluto che ho la batteria fuori il KO. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vi aspetto su Instagram e spolliciate più commentino qui sotto. Ci vediamo al prossimo video. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Perché è già tardi, sono le 9:30. Ciao e al prossimo video.